Ciuruspi. Ciao a tutti. Questo unboxing è stato di Let's Go Pikachu, ovviamente, perché Mayweather ha voluto prendersi la Pokéball, eccola qua. Piacevole al tatto. E quindi e lui dice che sembra un dildo. No, non l'ho detto, era nell'altro video, poi l'abbiamo tagliato. Io ho dovuto prendere Let's Go Eevee perché, siccome lei ha preso il Pikachu, mi è toccato questo volpino un po' frufru. Siccome, come è sempre stato, in tutte le versioni di Pokémon si possono trovare alcuni tipi di Pokémon in una versione, invece nell'altro altro, per far sì... Ce li scambiamo, esatto. E comunque niente, io non l'ho ancora aperto, lo apro ora in diretta. Vi mostro... Il mostro, nel senso vi faccio vedere, non il mostro. Vabbè, lasciamo. Tanto io la tipica mappa di Kanto. Allora, io premetto che ho acquistato questo gioco soltanto perché è Kanto, ci sono i 151, anzi, se vogliamo essere precisi, sono 152 perché hanno aggiunto Mental. Si chiama così, come si chiama? Mental. Quello Pokémon, comunque, quel Pokémon metallico che si ottiene con Pokémon Go. Perché hanno fatto questo? Perché secondo me vogliono accaparrarsi i Pokémon. L'hai leccata la cassetta? No, non hanno ancora leccato. Ma io non ce l'ho, l'ho lasciata dentro il controller, dentro il Nintendo Switch. È un po' meno amare del solito. Si vede che qualche bambino è stato male perché era troppo amare. Loro le fanno amare, ma voi lo sapete, no? Le fanno amare perché così non le mangiano, non le ingoiano. Ma parliamo della Pokéball. Comunque allora, piacevole al tatto. Sì, ma io stavo parlando. Ma parli troppo, bisogna accorciare i tempi, signorino. Allora, la Pokéball è carina, piacevole. Poi te lo monti tu questo. Ok. Mi suona un po' strano. Sì, però devi schiacciare. Perché adesso non lo fa più? Adesso vibra. Ah, eccolo, lo scuoti. Tipo, la vibrazione è molto piacevole. No, perché è l'HD Rumble, penso. E comunque dentro questo suono, che adesso non fa più. È un po' inquietante, perché chi acquista la Pokéball avrà dentro... New. Stavo dicendo che questo è un gioco, una via di mezzo tra Let's Go, Pokémon Go e Pokémon classici. Secondo me Game Freak non è ancora abituata a sviluppare giochi della serie principale per una console che faccia anche da home in questo caso. Io non vedo l'ora di provarlo. Condividete? Condividete. No, anzi, non condividete, non mettete like. E niente. No, aspetta. Invece dovete condividere. Seguiteci. Non commentate, non condividete, non mettete like. Che perché tanto. No, ma cos'è? Scusate. Ci sarà un bel po' di roba da tagliare. Pronto? Comunque, ciao. È andata via, faccio io. Non commentate, non condividete, non mettete like, perché tanto se dico mettete like, commentate, condividete, lo fa poco. Però magari se alla gente piace andare contro tendenza, No. Lasciamo perdere. Taglia. Iscriviti ora se non l'hai già fatto. Subscribe now. Ah, date anche un'occhiata alla mia pagina Facebook se volete sempre essere aggiornati sui miei prossimi video e se volete avere dei maggiori approfondimenti.